Chiaramente il giovedì prossimo in piazza 20 settembre a Fano il ministro dell'interno Salvini verrà nella città della fortuna in veste di leader di partito a sostegno della Lega e della coalizione di centrodestra. È quanto ufficializzato questa mattina in conferenza stampa del partito. Importante per noi perché significa che il lavoro che abbiamo fatto sul territorio è un lavoro di gran pregio, 130 candidati in tutta la provincia, 7 candidati sindaco, quindi diciamo un grande impegno della Lega in tutta la provincia e ovviamente la partecipazione nelle tre città principali con lista Lega. Matteo Salvini viene a Fano a sostegno del candidato, della nostra candidata sindaco Lucia Tarsi, sarà presente sul palco insieme a, ovviamente alle 24 persone che fanno parte della lista Lega. Alla presenza del vice premier verrà illustrato il programma, tra i temi ricorre quello della sicurezza, tra cui la lista garantisce il ripristino H24, della prevenzione dei controlli della polizia, rinforzare il commissariato di Fano, l'istituzione dei vigili di quartiere, controllo del vicinato e sicurezza delle scuole grazie a un decreto emanato dal governo che permette di destinare alla città della fortuna uno stanziamento di ben 34.000 euro di fondi per il contrasto delle sostanze stupefacenti all'interno degli istituti. Spero tanto che il sindaco Seri gli dia le carte perché la città di Fano insieme alla città di Pesaro e alla città di Ancona sono state messe all'interno di una graduatoria e dentro il 30 di maggio dovranno presentare il progetto per ricevere il finanziamento. Tra le proposte inoltre i leader chiederanno al ministro nuovamente di ristabilire una squadra investigativa, tema ricorrente anche quello della sanità, rimarcando il concetto della contrarietà a una sanità privata e rafforzamento invece del presidio pubblico, poi ancora degrado generale della città, ribadito Magrini, e la mancata programmazione continuativa degli eventi. Sul fronte del commercio la Lega invece ha stilato un programma dettagliato sulle attività commerciali del centro storico, in quanto la situazione dei dati in cui si presenta Fano hanno ribadito inquietante. Punto importante in cui si focalizzano riguarda invece le infrastrutture, ovvero la ristrutturazione dello stadio Mancini e la istituzione di un nuovo palazzetto dello sport. I candidati poi hanno fatto anche il punto della situazione replicando gli attacchi della lista Noi Città. Non ci siamo mai permessi di definire qualcuno peggiore o migliore di noi e questo lo troviamo estremamente offensivo. Se poi vogliamo entrare nel merito, la lista della Lega è fatta da 24 donne e uomini che sono persone sicuramente valide, persone che non hanno nulla da nascondere come tutto il resto dei candidati e che hanno raggiunto nella vita importanti traguardi professionali e personali. Quindi la definizione peggiori proprio non la vogliamo ricevere.